Marco Antonellis, parliamo anche d'altro, ci sono dei temi, a parte il Covid, mi auguro, in discussione. Quali, Marco? I temi, insomma, la politica, sapete, non si ferma mai, cioè, all'interno dei 5 Stelle, ad esempio, la lite praticamente continua con questi grillini, con i parlamentari che devono tutto a gente come Casaleggio, che insomma Casaleggio, il sistema Rousseau sono quelli che li hanno portati in Parlamento a godere di stipendi che non avrebbero mai nemmeno osato sognare la notte, e adesso questi stessi parlamentari tentano di svicolarsi dall'abbraccio di Rousseau e di Casaleggio. Insomma, poi fondamentalmente le chiacchiere stanno a zero, l'obiettivo dei parlamentari è uno solo: riuscire a sfatare il tabù del secondo mandato, cioè andare oltre i 10 anni di Parlamento, quindi superare i 2 mandati. Nel momento in cui riuscissero ad eliminare Rousseau, a mettere a tacere Rousseau, che è un po' la voce degli attivisti, avrebbero via libera, sarebbe un gioco fin troppo facile cambiare il regolamento che vuole l'abolizione del divieto di terzo mandato, insomma, e quindi rimanere ad oltranza in Parlamento. Insomma, quindi con una battuta direi: si scrive Rousseau, ma si scrive abolizione del tabù di secondo mandato, insomma. Quindi la vera partita in realtà è quella di poter stare di più in Parlamento, e poi è quello che si nasconde dietro il discorso Rousseau sì, Rousseau no. Quindi questi 5 Stelle sono intelagati in questa battaglia, che sarà questo il culmine, il tema centrale dei prossimi Stati Generali. Anche altri partiti, insomma, non se la passano meglio. Renzi sta rilanciando sul discorso del rimpasto, spera che anche altri entrano, vede che ormai la sua creatura ha poca valenza sia tattica che strategica, e quindi cerca di inserirsi più che può nel great game, nel grande gioco degli aiuti comunitari, e quella sarà la partita delle partite, insomma, e così via. Quindi ce ne sono tantissime, ma anche al centrodestra, Berlusconi che resta alla finestra, sempre pronto e ben disponibile qualora servisse a dare una mano alle forze di governo, e Salvini e Meloni invece molto più prudenti, insomma, quindi ci sono tanti versanti. Allora, Marco, qua stiamo vedendo anche su chi ci scrive al 3775104500, ne hai scritto anche tu, poco fa ne parlavi della piattaforma Rousseau e anche di questi dissidi interni tra Casaleggio e i vertici del movimento, ma è tutto vero, è una storia vera questa qui? No, è una storia verissima, stanno ai ferri corti, è un fatto di gestione di potere. Guardate, Di Battista non ha poi tutti i torti quando parla di Udeur, quando parla di gestione del potere e così via. Insomma, qua è chiaro, si è creata una cassa a 5 Stelle che non ha nessuna intenzione, una cassa parlamentare che poi sono le posizioni più ambite, che non ha nessuna intenzione di andarsene a casa alla fine del secondo mandato. Quindi depotenziare Rousseau, cioè depotenziare Rousseau, che cos'è? Rousseau sono gli attivisti e la gente, sono tutti gli iscritti che probabilmente sarebbero invece favorevoli a mantenere questo divieto di terzo mandato. Quindi depotenziare Rousseau, staccarsi da Casaleggio, aprirebbe delle praterie per fare questa operazione, quindi per fare in modo che gli attuali big dei 5 Stelle rimangano ad oltranza nel partito, superando il divieto di secondo mandato e il limite dei 10 anni, 5 più 5, i 2 mandati parlamentari. Attenzione, sì, ecco, anche questa storia di Salvini, secondo Marco Antonellis, Luisa ce lo chiede, tutti si aspettavano Salvini in gabbia e invece non succederà. Marco? Guarda, io sulle cose della politica, io l'ho sempre detto, le cose della politica devono essere giudicate dalla politica, dall'opinione pubblica e dagli elettori. E basta. È stata una scelta politica, guarda, di Salvini, discutibile o meno, poi ognuno la può pensare come vuole, però è una scelta politica. La magistratura, a mio modo di vedere, non doveva entrarci, ma soprattutto il Parlamento non doveva votare per l'autorizzazione a procedere a favore della magistratura. Cioè la politica, i politici dovrebbero tornare a fare i politici, ci dovrebbe essere una separazione molto più netta dei poteri, non ci possono essere sempre delle invasioni di campo in un senso o nell'altro, perché poi le invasioni di campo
ci sono state in entrambi i sensi, insomma, anche con Berlusconi ci sono state delle leggi ad personam, insomma, ci sono delle situazioni, qua ognuno dovrebbe tornare a fare il proprio mestiere. Questo è il tema vero, non è possibile che ci siano queste continue invasioni di campo tra politica e magistratura che poi inficiano totalmente quella che è la legittima dialettica democratica. I politici devono tornare a fare i politici.